deve essere una sensazione particolare quella di avere il proprio drone sulla backdrop del Roma Drone Conference per quel che riguarda droni e scienza. È una sensazione particolare, estremamente positiva, vista l'importanza dell'evento e vista la novità della macchina che per anni abbiamo tenuto assolutamente riservata. Riservata nel senso che la conoscevate voi e basta, nessuno doveva sapere di cosa si trattava. La conoscono pochi addetti, poche grandi industrie, grandi enti con i quali stiamo lavorando alla finalizzazione di contratti, perché la macchina è nata per essere fruibile da grandi istituzioni. Bellezza, devo essere sincero, lei ha proprio l'aspetto del manager, il classico colletto bianco, quello della City inglese, però riesce a sdrammatizzare anche, a sorridere, non soltanto a essere il manager tutto impettito che parla del suo ambiente lavorativo, del suo habitat e poi si dimentica che c'è tutto un mondo intorno. La maggior parte dei nostri manager sono così. Lei è un po' diversa sotto questo punto di vista. Probabilmente perché più che manager sono imprenditore. Imprenditore di PMI nel tessuto imprenditoriale piemontese, caratterizzato dalla presenza di molte PMI, molte piccole aziende, addirittura microaziende, quale la Nimbus è, e ho conoscenze e attività con le grandi aziende, perché è innegabile la presenza importante e anche di guida che c'è in Italia delle grandi aziende. Lei aveva immaginato tanti anni fa, quando ha iniziato la sua attività lavorativa, che un bel giorno avrebbe avuto a che fare con questi, noi li chiamiamo giocattolini, ma in realtà sono gli APR. Questa è una domanda veramente importante. No, assolutamente no. Quando ho deciso di fondare Nimbus, ormai 10 anni fa, mi sono posto quale innovazione portare sul mercato e ho deciso di partire da quella che ritenevo la più complessa, ma molti anni prima non sapevo cosa fosse. E Nimbus è nata perché era un'idea geniale del momento o un'idea ragionata da qualche stagione? Nimbus è nata da un'idea stagionata da 4-5 anni di interviste al mercato e di analisi di quello che erano le evoluzioni in quel momento.